La demo di Final Fantasy VII è stata pubblicata su PlayStation 4 e finalmente tutti hanno avuto l'opportunità di provare di prima mano quello che è sicuramente uno dei giochi più ambiziosi e discussi mai realizzati da Square Enix. Tuttavia, nei commenti alle news e sui vari social, mi è capitato di leggere da parte di chi ha giocato la demo numerose critiche alla localizzazione italiana e più precisamente al modo in cui sono stati tradotti i sottotitoli dei dialoghi. Perché ricordiamo che il gioco sarà doppiato in inglese ma avrà i sottotitoli in italiano. Ebbene, c'è chi ha definito questi sottotitoli sbagliati, approssimativi, chi dice che i traduttori italiani si sono presi troppe libertà, che hanno fatto un lavoro poco competente o addirittura che hanno mancato di rispetto all'opera originale. In realtà non credo sia assolutamente questo il caso e in questo video voglio provare a spiegarvi perché, a mio avviso, queste critiche sono ingiuste e fuorvianti. Prima di continuare però vi ricordo, specialmente se state visitando il canale di Multiplayer.it per la prima volta, che tra i nostri video trovate già un enorme numero di approfondimenti legati a Final Fantasy VII Remake, oltre che alle nostre impressioni su una versione del gioco più estesa contenente molte più sequenze rispetto a quelle presenti nella demo pubblica. Ovviamente il nostro coverage continuerà nelle prossime settimane, quindi se non lo avete ancora fatto vi suggerisco di iscrivervi al canale e magari cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche. Ma torniamo al discorso del video, perché così tante persone hanno definito la traduzione italiana di Final Fantasy VII Remake sbagliata e per così dire fantasiosa? Il motivo è dovuto alla differenza che si nota tra quello che viene detto dal doppiaggio in inglese dei personaggi e quello che invece si legge nei sottotitoli. Facciamo subito un esempio veloce e prendiamo la primissima frase detta da Barrett. Get down here, Merc. In inglese Barrett, rivolgendosi a Cloud, dice Get down here, Merc, vieni giù, mercenario, mentre il sottotitolo italiano è Forza ragazzo. Immediatamente dopo c'è un altro esempio. You're coming with us. Nice and easy. Uno dei due soldati dice You're coming with us, tu vieni con noi, però in italiano il sottotitolo è Un intruso? Finché si tratta di battute veloci come queste e piccole esclamazioni, non è un grosso problema, ma spesso, soprattutto nelle scene di intermezzo, alcune frasi vengono stravolte e hanno un significato abbastanza diverso. Ecco cosa dice Wedge a Cloud nel doppiaggio inglese. They may not think you're a true believer, but you know what I think? Not interested. What? Ecco invece lo stesso dialogo, però con i sottotitoli in italiano. They may not think you're a true believer, but you know what I think? Not interested. What? Ecco, capite cosa intendo? E questa discrepanza si nota non solo in tutta la demo, ma ancora di più nelle sequenze più avanzate che abbiamo avuto modo di provare all'ultimo evento stampa. Questo ha portato in molti a pensare che la traduzione italiana fosse sbagliata, però come dicevo all'inizio del video, non è così e la spiegazione non solo è semplice, però probabilmente qualcuno di voi la conosce già o l'avrà ormai immaginata. Il motivo è questo, la traduzione dei sottotitoli non si basa sui dialoghi in inglese, bensì sugli originali in giapponese. Questa è un'idea che mi ero già fatto provando il gioco agli eventi stampa, però adesso che la demo è finalmente stata pubblicata su PlayStation 4, ho potuto scaricarla e verificare questa teoria provandola tre volte, coi sottotitoli in italiano, in inglese e in giapponese. E come immaginavo, i sottotitoli in italiano corrispondono esattamente ai dialoghi in giapponese. Quindi altro che poco fedele o sbagliata, tra la traduzione inglese e quella italiana è proprio la seconda ad essere quella più vicina al copione originale. Questo però ribalta completamente la prospettiva, no? E quindi Vincenzo, ci stai dicendo che è la localizzazione inglese a essere quella sbagliata e poco fedele al lavoro originale fatto dagli scrittori di Square Enix? Sì e no. Perché da un lato è vero che la localizzazione anglosassone si è presa molte più libertà, a volte invertendo delle frasi, modificandole o in certi casi stravolgendole completamente. Però l'ha fatto per un motivo ben preciso. Ve l'ho detto, no? Il gioco è anche doppiato in inglese e questo, anche se può non sembrare, cambia tutto. Perché localizzare un gioco non vuol dire tradurlo e basta, vuol dire anche cercare di comunicare le stesse emozioni e lo stesso messaggio nella maniera più naturale ed efficace possibile. È il 2020, ormai nei videogiochi è possibile fare in modo che il labiale dei personaggi corrisponda alla lingua parlata. Ed è quello che succede con Final Fantasy VII Remake. Se impostate la demo in giapponese o in inglese, vedrete che il lip sync, il labiale dei personaggi, cambia a seconda della lingua.
Questo vuol dire che, anche se il team che si occupa di localizzare il gioco deve comunque rispettare i tempi delle battute, esattamente come avviene per i film, l'unione di labiale, personaggi espressivi e doppiatori professionisti permette di dar vita a un'interpretazione davvero credibile. E per questo anche i testi devono sembrare naturali, devono essere accattivanti e comunicare emozioni nel modo più efficace possibile. Per poterlo fare, però, devono essere scritti tenendo presente che verranno recitati da un doppiatore e verranno ascoltati dall'utente. Ed è qui la differenza principale tra le due localizzazioni. Quella italiana si limita a tradurre i testi così come sono, mentre quella inglese li adatta in modo che possano essere recitati. Per questo la localizzazione inglese è sembrata a molti quella giusta, mentre i testi in italiano sono subito stati definiti sbagliati e inespressivi. Non tanto, o comunque non solo, perché abbiamo avuto in passato casi di traduzioni italiane pessime che subito ci hanno fatto gridare al lupo, no? Ma soprattutto perché quella inglese ci sembra più espressiva, più calda, più adeguata in determinati contesti. Se provate a recitare a voce alta i testi tradotti in italiano dal giapponese, vi renderete conto che, sì, magari sono fedeli quanto volete, magari in molte occasioni funzionano anche bene, però ci sono dei momenti in cui qualcosa non torna, no? Ci sono delle frasi che sembrano poco naturali, oppure gli manca quella grinta, quell'espressività che avrebbero se fossero state pensate inizialmente in italiano. Quindi se è vero che la localizzazione inglese si prende qualche libertà in più nell'uso delle parole, lo fa chiaramente con l'obiettivo di comunicare lo stesso messaggio nella maniera più efficace possibile. È però vero anche che non tutti amano questa filosofia e ci sono molte persone che preferiscono una traduzione letterale dei testi giapponesi, magari perché vogliono fruire l'opera esattamente come è stata scritta dagli autori, con le stesse parole, anche se vuol dire avere frasi che suonano meno naturali. È un problema che ha affrontato un eccezionale localizzatore di Sega chiamato Scott Stricart. Per l'adattamento di Judgment, Stricart ha convinto Sega a investire tempo e risorse per tradurre il gioco in inglese due diverse volte. E ripeto perché è importante, il gioco è stato tradotto dal giapponese all'inglese non una ma due volte. Una traduzione resta assolutamente fedele ai dialoghi in giapponese, mentre l'altra li reinterpreta e si prende qualche libertà in più, esattamente come abbiamo visto con la demo di Final Fantasy VII Remake. E poi sono gli utenti che possono scegliere se giocare il gioco doppiato in inglese o in giapponese e quali sottotitoli utilizzare. Ovviamente fare questo lavoro immenso per tutte le lingue, specialmente con un gioco con così tanti dialoghi come Judgment, Yakuza o appunto Final Fantasy VII, non è realistico, così come non lo sarebbe pretendere che questi giochi vengano sempre doppiati in italiano. Resta quindi il problema della discrepanza tra l'audio in inglese e i testi in italiano, che giustamente a qualcuno può dare fastidio. A me, per esempio, dava fastidio mentre giocavo la demo con l'audio in inglese e i sottotitoli in italiano. Se questa incoerenza rischia di rovinarvi l'esperienza e per voi l'inglese non è un problema, la soluzione più ovvia è quella di impostare anche i testi in inglese così che corrispondano al parlato. Se invece volete il gioco comunque con i sottotitoli in italiano, l'alternativa potrebbe essere quella di impostare il doppiaggio originale in giapponese e i testi in italiano. Ora, non sappiamo al 100% se sarà possibile farlo. Sappiamo che Final Fantasy VII Remake avrà il doppiaggio in inglese, giapponese, francese e tedesco. E anche se non è ufficialmente confermato che nella versione finale del gioco sarà possibile selezionare la lingua, ci sono buone probabilità che questo accada, visto che la possibilità di giocare con il doppiaggio in giapponese è sempre stata in cima alle richieste dei fan. In più vi svelo un piccolo segreto. La demo di Final Fantasy VII Remake che avete scaricato dal PSN e che probabilmente avete giocato con l'audio in inglese e i sottotitoli in italiano, in realtà contiene già i doppiaggi nelle diverse lingue. E anche se manca un'opzione dal menu per passare da un doppiaggio all'altro, è possibile farlo semplicemente cambiando la lingua dalle impostazioni della console. Infatti prima vi ho detto che ho giocato la demo tre volte per provarlo in inglese, giapponese e italiano, però in realtà l'ho giocata altre due volte per vedere com'era l'adattamento in francese e in tedesco. Ancien soldat, qu'il a dit. Et son nom, c'est Cloud Strife. Dans le cas d'une opération armée, il vaut mieux recevoir l'aide d'un professionnel. Sein Name ist Cloud Strife. Und ja, den Job hat hingeschmissen. Bei Missionen wie dieser hier kann ein echter Profi im Team nicht schaden. Curiosamente, l'adattamento francese e quello tedesco hanno altre differenze. Alcune frasi sono molto più vicine alle originali in giapponese, esattamente come l'italiano, mentre in altri punti vengono adottate soluzioni stilistiche più in linea con l'interpretazione inglese e in altri ancora si prendono libertà creative non presenti né in inglese né in italiano.
Non posso dire di sapere per certo cos'è avvenuto in fase di localizzazione, ma questo immagino sia legato al discorso che vi facevo prima su come il dover doppiare quei dialoghi influisca in qualche modo sull'adattamento. L'obiettivo di questo video non è quello di dirvi se secondo me in Final Fantasy VII Remake c'è una localizzazione migliore dell'altra, o se c'è un approccio alla localizzazione che ritengo migliore dell'altro, bensì provare a dare una spiegazione su quello che può esserci stato dietro l'enorme lavoro di adattamento di un gioco come questo. Perché sfortunatamente fin troppo spesso si giudica il lavoro di chi fa localizzazione pensando si tratti di una banale traduzione e ignorando completamente le problematiche e le sfide che adattare un gioco può comportare. Pensateci, quando un localizzatore fa un ottimo lavoro, spesso non ce ne accorgiamo e non ne parliamo proprio perché i dialoghi ci sembrano così naturali che la traduzione passa in secondo piano, no? E ci rimane impressa solo la storia o le emozioni legate ad alcuni dialoghi. Il più delle volte una localizzazione ci rimane impressa perché è sgrammaticata, perché è sbagliata, oppure perché prova a sperimentare anche a costo di prendersi dei rischi. Pensate ai personaggi che parlano in dialetti regionali in Warcraft o in Ni No Kuni. Stai una bellezza, maestà. Allora, perché sei venuta a trovarmi? Spero che abbiate trovato questo video interessante, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, in che lingua giocherete Final Fantasy VII Remake o se non siete d'accordo con qualcosa che ho detto. Discutiamone, io vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine e se vi è piaciuto vi invito a condividerlo e lasciare un like, mentre l'appuntamento come al solito è al prossimo filmato sulle pagine di multiplayer.it.